Grazie per la linea. Adesso abbiamo ospite in redazione con noi Matteo Guglielmi, medico chirurgo dell'ospedale di Piacenza. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Purtroppo sì, oggi non è un buongiorno, però è nostro ospite per parlare di Roberta, che lavorava con voi. Roberta e Angelo purtroppo sono i due piacentini, ricordiamo, tra le vittime della funivia Mottarone sul Lago Maggiore. Ci tenevamo anche come medici, come colleghi, a ricordare Roberta, che è stata colpita da questo tragico evento, e ci tenevamo a fare le condoglianze familiari, ci tenevamo a ricordarla per la sua gentilezza, la sua dolcezza come collega e anche fuori dal posto di lavoro. Era brutto dire, era una brava persona, ma era davvero, e sembrano delle cose che si dicono per forza, però in questo caso era davvero così. La cosa più brutta è stata vedere la reazione nostra, perché siamo stati colpiti quasi come un fulmine a ciel sereno, e è difficile anche parlare e reagire a questa cosa qui, perché è una cosa così inaspettata, così improvvisa, che ti spiazza davvero tanto. C'è un ricordo che ha maggiormente legato a Roberta? Ma sicuramente quando abbiamo lavorato insieme l'anno scorso, lavoravamo insieme alla continuità assistenziale San Nicolò. In un periodo, tra l'altro, ricordiamo, difficilissimo, no? Del 2020, che ben sappiamo cosa ha subito Piacenza. Sì, sicuramente abbiamo lavorato in una condizione difficile di stress, di forte stress, e anche lei ha fatto il suo, quindi è importante vedere come è stata parte di questa task force che abbiamo fatto, e niente, anche oggi sarebbe dovuta essere qua a lavoro con me. Spiazza, perché parole sono difficili da trovare, anche faccio fatica oggi, sinceramente. Questa coppia cercava di ritagliarsi un momento, no? Dopo duro lavoro, così di svago. Dopo tanto lavoro, ieri compiva gli anni, avevano deciso di andare a fare una gita. Penserete a qualche iniziativa anche per ricordarla? Sì, stiamo pensando come colleghi a qualche iniziativa particolare, adesso vediamo cosa si può fare, adesso ne parleremo anche con l'ASL. Abbiamo in mente qualcosa in particolare, adesso non mi sbilancio di più. Certo, il momento di stare vicini alle famiglie, naturalmente, in questo drammatico momento. Ringraziamo Matteo Guglielmi per essere stato disponibile in questa mattinata davvero tragica, il medico chirurgo dell'ospedale di Piacenza. Grazie per essere stato con noi. Volevo ancora fare le condoglianze familiari dei due ragazzi e di tutte le altre, anche di tutte le altre vittime della funivia, con un'unica speranza, che si possa non limitarci a questo, non limitarci al dolore, ma nella speranza che non finisca tutto qui, perché la vita non è solo qua sulla terra, ma ci sia anche una speranza di un dopo, perché sennò, senza certe certezze, almeno per me è molto difficile, se non c'è una speranza in qualcosa oltre.